qui possiamo vedere l'utilità o meno dell'infrarosso, ad esempio in una zona presa da luce l'infrarosso non è utile, mentre in questa zona dove l'infrarosso serve è perché è una zona buia. Quindi l'utilizzo dell'infrarosso deve essere dosato a seconda delle zone che guardiamo, luminose, spento, non luminose, acceso. Ad esempio qui dove passa la macchina è molto luminoso, quindi l'infrarosso va spento. Se invece andiamo a vedere zone più scure, l'infrarosso va acceso. Mentre se noi andiamo a vedere, come in questo caso, delle superfici riflettenti o comunque bianche, come accade in questo cornicione della casa qui in alto, l'infrarosso non va acceso perché creerebbe un inutile riverbero. Quindi l'utilizzo dell'infrarosso a discrezione dell'utente. Benvenuti, oggi vi parlerò, come avrete intuito, di questo visore notturno, il Pulsar Recon Digital NV, che sta per Night Vision 750. È il modello 750, quindi non ha la possibilità di registrare, lo diciamo subito, a differenza del 750R. Per cui lo andremo a provare in abbinamento con un prodotto non Pulsar bensì Yukon, che servirà da registratore. Ma lasciamolo da parte, ne parleremo dopo. Iniziamo a parlare di Pulsar. Allora, è un monocolo, quindi ha una sola lente per vedere, è dotato di infrarossi, quindi per una migliore visione notturna, un regolatore di luminosità e quattro modalità di visualizzazione. Quindi andiamo a vedere com'è costituita la scatola, come avevo sistemato il prodotto quando noi andiamo ad acquistarlo. Quindi apriamo la nostra scatola, troviamo subito la custodia con la tracolla. La custodia contiene accessori e visore. Sul fondo la garanzia, che come potete vedere è garantito per 3 anni, e il manuale di istruzioni, che è uguale per 750 e 750R. Ecco, come sto dicendo, la parte frontale contiene una bustina, abbiamo il cavo che poi vi mostrerò come utilizzare per collegare al visore con le uscite dal visore all'audio video. Mettiamolo da parte e sempre nella parte davanti troviamo l'accetto che può essere utilizzato per attaccare al visore, per poterlo tenere in mano in un modo sicuro. Andiamo quindi a vedere il nostro visore. Il visore, eccolo qui, si presenta in questo modo, con infrarossi, il tappo che copre la lente, il regolatore di luminosità, come vi dicevo, costituito da una rotellina, l'interfaccia dei pulsanti, che dopo andrò a spiegare, e l'alloggiamento per la batteria, alloggiamento per la batteria che dopo vi illustrerò come utilizzare. Sotto troviamo, come potete vedere, la parte per attaccarlo, utilizzarlo in due modi: o con il cavalletto, come vi ho mostrato nell'anteprima, oppure con l'accetto, che come vedete ha una vite, e si può tranquillamente inserire in questo modo, girandolo, assicurando dunque il nostro visore all'accio, alla mano, comunque tenerlo in modo sicuro. Andiamo dunque a parlare dell'alloggiamento per le batterie. Come vi stavo dicendo prima, è situato in questa parte del visore, proprio al di sopra della parte che noi guardiamo. Lo andiamo a aprire muovendo la levetta, seguendo le indicazioni close and open. Lo apriamo estraendo il cappuccio, che viene, grazie alla cordina, viene mantenuto
attaccato all'ottica per non perderlo, e come potete vedere abbiamo già, adesso le ho inserite io, non sono presente nella confessione, 4 pile AA, quindi 4 pile classiche, veramente semplici da trovare anche in un supermercato. Le abbiamo inserite seguendo le istruzioni riportate sul coperchio, quindi andiamo a richiudere in questo modo il coperchio facendo pressione e girando da open su close. A questo punto vi spiego come si presenta l'interfaccia dei bottoni. Come vi dicevo prima, abbiamo da una parte il regolatore di brightness, quindi di luminosità, che è costituito da una rotellina. Dall'altra abbiamo tre pulsanti che diventano 4 nel 750R, perché c'è anche il pulsante per la registrazione. Pulsante d'accensione, che premendo una volta si accenderete il vostro visore e si accenderà la luce verde, non come ce l'ho fatta. Vedete anche appunto la lucina verde che vi dicevo, e la luce che esce da questa parte. Infatti se la vado a spegnere si spegne il tutto, quindi abbiamo spento l'ottica. Tornando appunto all'interfaccia dei pulsanti, l'altro pulsante è quello, come potete immaginare dalla scritta IR, che sta per infrared, è quello per l'attivazione degli infrarossi, e quest'ultimo pulsante è quello per cambiare modalità, due scale di grigio, una la classica verde da visore notturno e una rossa. Andiamo dunque a parlare il peso e dimensioni del nostro prodotto. Allora, sono 176x83x62, quindi un'ottica veramente compatta e anche leggera. Poi da questa parte abbiamo in questo sportellino, che dopo vi spiegherò come utilizzare, comunque è l'alloggiamento per il cavetto che lo collegherà al registratore, protetto da uno sportellino per evitare che si rovini. Andiamo quindi a parlare un po' delle caratteristiche di questo visore. Allora, il visore ha un ingrandimento di 4x, quindi un ingrandimento molto buono, non è possibile utilizzarlo molto bene in ambienti chiusi perché è un ingrandimento abbastanza alto, però in luoghi aperti, quindi per sorveglianza, se stiamo andando semplicemente a guardare degli animali o un'area di notte, è un ingrandimento buono, un ingrandimento che non si può cambiare, quindi non possiamo zoomare né ridurre. Allora, l'apertura relativa è di 1 a 1, e il campo di vista orizzontale è di 5.5 gradi, quindi un campo di vista abbastanza ampio. Inoltre allora andiamo a parlare della definizione dell'immagine. La definizione dell'immagine, che è 510x492, quindi una definizione buona, che poi con il registratore viene aumentata a 720, quindi una definizione di registrazione di visualizzazione buona, e la risoluzione del display che noi abbiamo è di soli 320x240. Quindi lasciamo da parte il pulsar, prendiamo in mano il nostro registratore Yukon e vi mostro come montare e preparare la macchinetta. Andiamo ad aprirlo. Si apre questa parte posteriore, solleviamo il coperchio. Ok, a questo punto andiamo a prendere la battery pack, quindi la batteria, la scartiamo dal doppio involucro e la sistemiamo nell'alloggiamento. Come potete vedere, qua ci sono i due contatti, questi sono i contatti a batteria, li mettiamo in modo da averli avvicinati in modo che possano fare contatto, quindi possano far funzionare lo strumento. Adesso, al posto di rimettere la sua cover, mi mettiamo l'altra che vi ho mostrato prima, questa qui, che ha questo ganciato di plastica per attaccarlo per esempio alla cintura se non si hanno
se non c'è qualcuno che vi aiuta, quindi bisogna utilizzare con due mani il visore. Chiudiamo il nostro registratore. Una volta che abbiamo inserito la batteria, inseriamo la scheda di memoria. In questo modo. Come dicevo prima, la risoluzione è 720, quindi una risoluzione molto buona. Ok, adesso vi mostro come assemblarlo, poi nell'altro video tutorial vi mostrerò invece come settare, come utilizzare il nostro registratore. Allora, per collegarlo abbiamo bisogno di quattro cose, vabbè, il visore e il recorder, il cavo che viene dato in dotazione con il visore e il cavo invece questo qua che lo differite dall'altro ingresso, adesso te lo mostro. Posto di essere un cavo a questo jack che si andrà a collegare poi al nostro visore. Inseriamo dove abbiamo la scritta Camin, quindi nel primo buco il cavo di Yukon, e lo colleghiamo giallo con giallo e bianco con nero al cavo del visore. Una volta collegato al cavo del visore lo colleghiamo dove nello sportellino che vi avevo detto prima, in questo modo. Per ora è tutto, quindi seguite anche il mio prossimo tutorial per imparare bene ad utilizzare il registratore.